Wow ragazzi e bentornati! Come tutti voi avrete notato, l'Epic Games con l'ultimo aggiornamento ha sconvolto quelli che sono gli spawn di Montespago. O meglio, spieghiamoci, hanno risolto dei bug e hanno, tra virgolette, introdotto altri bug. Adesso io non starò qua a dilungarmi sul dire la mia opinione su quello che è stato fatto, se sia giusto, se sia sbagliato, sinceramente non spetta a me giudicare le decisioni che prende la Epic e sinceramente mi sento in dovere comunque di spiegarvi quello che è successo. In pochissime parole, avevamo quelli che sono il mio amplificatore B, il mio amplificatore A e il mio amplificatore I qua sotto. Questi amplificatori non venivano mai attaccati nelle nostre difese di Montespago. Però con l'ultimo aggiornamento, con la patch 10.20, in cui hanno notato che c'erano dei bug di fondo nelle varie difese, questo non vale solo per la mappa di Montespago, però per ora abbiamo avuto chiarimenti soltanto su Montespago. Quindi cos'è successo? In poche parole, hanno risolto questi bug e risolvendoli si sono accorti che molte zone di Montespago erano zone morte, cioè zone in cui dovevano nascere zombie, in realtà non nascevano e non attaccavano questi amplificatori. Ora, a detta loro, questo era un bug ed è stato risolto. Loro, risolvendo questo bug, hanno introdotto praticamente altri piccoli bug, nel senso che c'erano spawn che si intrecciavano l'uno con l'altro, perciò ci distruggevano i tunnel, appunto, magari di altri amplificatori che non c'entravano nulla. Esempio, l'amplificatore Devil veniva attaccato da est e facendo spawnare nemici anche da A, comunque, nascendo più o meno in tutta questa zona, noi non potevamo avere alternativa di buildare comunque abbastanza bene. La community si era lamentata appunto di questi spawn intrecciati, hanno fatto pesare le parole sulla Epic, infatti sono già stati presi tra virgolette dei provvedimenti che però prenderanno effetto nella patch 10.30, quindi non avranno effetto immediato. Tutto ciò che vi sto per dire funzionerà dalla patch 10.30, perciò a breve. Però attenzione che durante questa settimana o la prossima, dipende quando uscirà la patch 10.30, comunque queste modifiche ancora non saranno veramente implementate. Cioè cosa significa? Che voi verrete comunque attaccati in zone che adesso io vi andrò a dire che non verrete attaccati. Adesso cercherò di fare un quadro generale. Come potete vedere è già stata rilasciata un'immagine che mostra chiaramente quali sono le nuove zone di spawn. Per leggere bene la leggenda dovete leggerla così. Le linee azzurre sono praticamente gli spawn che abbiamo sempre avuto, perciò quelli che non cambierà nulla. Le linee grigie che vedete in sottofondo sono quelle che verranno rimosse nella patch 10.30, perciò se ancora non l'avete fatto evitate di buildare. Il mio consiglio, aspettiamo che fixano questa cosa, aspettiamo la prossima patch, comunque evitiamo di buildare cose inutili. Le linee gialle invece sono gli spawn che rimarranno anche dopo la patch 10.30 e che ci sono tuttora. Quindi, ricapitolando il tutto, cosa vi consiglio di fare? Innanzitutto gli spawn azzurri, vabbè, quelli in teoria dovreste averli già buildati. Se avete già buildato quelli che sono gli spawn grigi, eliminate anche quelli che sono, come vedete dalla mappa, quello sopra e sotto l'amplificatore F, lo spawn da est dell'amplificatore Devil e sulla destra di questo amplificatore I. Questa mappa vi tornerà molto utile in quanto a voi vi basterà esplorare la vostra zona. Io potrei farvi vedere la mia mappa in questo video, ma sinceramente non mi va di confondervi fin troppo le idee. Questa mappa è chiarissima, prendete le lettere che hanno usato loro. Questa mappa è molto chiara, utilizzate questa, lascerò una foto comunque anche in descrizione se volete scaricarla. E che dire raga, io vi consiglio di buildare? Assolutamente no, comunque vi consiglio di aspettare. Non fate come me che ho già iniziato a buildare, ma semplicemente per portarmi avanti, perché comunque dobbiamo vedere anche quale sarà precisamente lo spawn effettivo, dobbiamo vedere quali saranno i tiles occupati dagli zombie in modo da partire con la difesa massima. Io in questo momento sono riuscito a difendere praticamente tutta la mia Montespago e ho un casino di risorse ancora disponibili, quindi quando faranno questo aggiornamento mi troverò molto molto bene. Quindi il mio consiglio qual è? Ovviamente raga, dobbiamo aspettare e vedere quali saranno gli spawn effettivi, i tiles effettivi occupati dagli spawn, e poi partire al meglio con le nostre difese. Io ho iniziato a buildare per portarmi avanti nei vari amplificatori, così diciamo poi dovrò solo apportare qualche piccola modifica. Ecco perché non vi mostro ancora la mia Montespago, perché comunque sapete, bisogna prima provarla. Io spero che questo video vi sia stato d'aiuto raga, se non fosse così mi raccomando fatemi sapere nei commenti cosa non vi è stato chiaro. Ricapitolando il tutto, che cosa succederà? Usando la mappa che vi faccio vedere un'altra volta in sovraimpressione nel video, lo spawn nord e lo spawn sud nell'amplificatore F non esisteranno più, lo spawn est del Devil non esisterà più e anche il nord dell'amplificatore D, che sarebbe quello dove c'è il buco immenso. Lì avevano introdotto nel punto da nord un nuovo spawn che è stato subito immediatamente rimosso perché interferiva con lo spawn nuovo dell'amplificatore A o B. Per oggi è tutto, se avete qualche domanda mi raccomando non esitate a scrivermi un commento. Ci vediamo domani, bella bella!